Hola ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo della nuova uscita per Mondadori Oscar Wilde, La città di ottone di Shannon Chakraborty, che ho avuto la possibilità di leggere in anteprima. Si tratta del primo libro di una trilogia molto acclamata all'estero che presenta un buon livello di complessità. Infatti si parla di tribù, lingue, religioni, leggende totalmente diverse fra di loro, di conseguenza si fa un po' fatica a entrare immediatamente nella storia. Anche perché prima della trama reale del libro c'è un racconto molto più antico, una sorta di antefatto che bisogna conoscere in modo tale da avere gli strumenti adeguati per potersi approcciare al meglio a questo fantasy. Facciamo un respiro profondo, concentrazione, si parte. Millenni prima della storia raccontata, nel mondo c'erano i Deva, ovvero degli esseri umani con dei poteri legati all'evocazione del fuoco e vivevano a Devabad, la città di Ottone. A un certo punto però i Deva si divisero in varie tribù. La tribù più importante era ed è ancora quella dei Deva, che comprende al suo interno la famiglia dei Naid, la famiglia più potente di guaritori e che da sempre governa la città di Devabad. Però a un certo punto questi Deva avevano dei comportamenti violenti nei confronti degli altri esseri umani che non presentavano poteri magici e quindi il profeta Solimano cambiò i poteri dei Deva tramite un anello che gli era stato donato proprio dai Naid. A un certo punto questo anello viene rubato dai Katani, la famiglia reale che governa attualmente la città di Devabad. Quindi il libro inizia con la famiglia Katani al governo, con il re Hassan che possiede l'anello di Solimano e che ha tre figli, di cui Ali, il secondogenito, è uno dei protagonisti della storia. Da qui si arriva alla trama vera e propria con Nari, che vive nel Cairo del XVIII secolo. È una ladra che possiede un particolare potere, quello di guarire se stessa e gli altri, e utilizza questa abilità per truffare i ricchi ottomani. Un giorno però, durante un rituale per liberare una ragazza posseduta da uno spirito, evoca accidentalmente un soldato Afshin di nome Dara che, vedendo le abilità di Nari, decide di condurla a Devabad. Ed è qui che avverrà l'incontro tra Nari ed Ali ed è qui che inizieranno giochi di potere e di alleanze. Come avete potuto notare, non si tratta di una trama molto semplice e infatti le prime 200 pagine mi hanno fatto intrecciare occhi e pensieri. Non riuscivo a raccapezzarmi con questa terminologia araba e con questi riferimenti a creature fantastiche e mitologiche a me poco note. E infatti chiedevo a gran voce delle note a piedi pagina per poi scoprire a fine lettura la presenza di un glossario che mi avrebbe sicuramente aiutato nella comprensione della storia, ma no, io l'ho scoperto alla fine, di conseguenza niente, io mi devo sempre complicare la vita anche nelle letture. Nonostante questo spaesamento iniziale, con l'arrivo dell'azione la situazione è nettamente migliorata. Non riuscivo a staccare gli occhi dalle pagine, o meglio dallo schermo. Volevo finire il libro, ma non volevo finirlo perché era troppo bello e volevo gustarmelo fino alla fine. E poi, quando l'ho ultimato, sono rimasta a bocca aperta, con una curiosità immane addosso. Cioè, non si può finire un libro in questo modo. Io ora quanto devo aspettare per avere il seguito? Perché io lo voglio adesso. Quindi, che facciamo? Anche perché lo stile dell'autrice è molto accattivante, pur essendo un'opera prima, riesce benissimo a immergere il lettore in questa atmosfera rabbeggiante, ci fa percepire gli odori, i profumi, i sapori del bazar, descrive magistralmente le creature fantastiche, poi è una maga dei non detti, riesce a lasciarti sempre la sensazione che dietro ci sia molto di più di quello che viene detto e lo stesso finale ha una quantità di allusioni spropositate che non vengono però esplicitate direttamente.
E poi ci sono loro, i personaggi, che sono davvero spettacolari. Amo Dara, amo il suo animo tormentato, le sue fragilità, la sua storia così violenta, cruda e misteriosa. E sono quasi del tutto certa che la sua storia non sia stata del tutto raccontata. Cioè, deve essere assolutamente così. Di contro c'è invece Nari, combattiva, determinata, che si trova all'improvviso catapultata in un mondo che non conosce, al centro di intrighi politici e venerata per le sue origini. Infine abbiamo Ali, che può sembrare un ragazzino bigotto, ma in realtà è colui che avrà la maggiore evoluzione nel corso delle pagine. Quindi non posso non raccomandarvi La città di Ottone, che vi ricordo uscirà il 16 giugno. Io e Alessia di Mechabook abbiamo intasato Instagram con i nostri vocali per cercare di comprendere quale sarà il seguito della città di Ottone. Di conseguenza aspetto ancora di più i vostri commenti, perché ho bisogno di parlare di questo libro. Vi lascio il link per acquistare La città di Ottone in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Sono Rosa, alias Mystic Reader. Hasta la vista!